Amici, rieccoci qui in questo video, anche se io mi siedo perché ho non dico terribile, però un mal di schiena, dalla parte bassa della schiena, un po' particolare quest'oggi. Bene, in questo video parliamo dei risultati dell'evento speciale Pay-Per-View Bound for Glory 2020 che si è tenuto la scorsa notte a Nashville, Tennessee, al Skyway Studios. Ecco, partiamo subito. Come match di pre-show, i Diners, Cody Diner e Kus Injek hanno battuto i Rascals, Dez and Wes in 3 minuti e 42 secondi nel main show, che ho visto qualcosina. Roy Raju ha vinto, seppur tra virgolette magoneggiando, cioè rubando la vittoria invece a un altro atleta. Ha battuto nel Six Way Intergender Chris Bay, Jordynne Grace, TJP, Trey Miguel e Willie Mack. Quindi riuscendo a mantenere il titolo il titolo X Division, poi in 25 minuti e 22 secondi nella 20 Intergender Call Your Shot Gauntlet Match. È riuscito a vincere Rhino, che quindi ora ha ottenuto un full contract con Impact, quindi un contratto a tempo pieno, eliminando per ultimo Sami Callihan. Mouse EC3, devo dire, vabbè, è stato uno dei tipici match di Impact un po' particolari, nudi e crudi, con la vittoria di Mouse in 9 minuti e 49 secondi. Poi Ken Shamrock, seppure con un grande aiuto da parte di Sami Callihan nella parte finale della contesa, ha avuto la meglio su Eddie Edwards per sottomissione in 12 minuti e 32 secondi. Poi il 4-way per i titoli mondiali di coppia, quelli che erano i campioni Motor City Machine Guns sono stati a cedere le loro cinture ai The Nord, che hanno vinto Ethan Page e Josh Alexander, battendo appunto i Motor City, Alex Shelley e Chris Sabin, i Good Brothers, Doc Gallows e Karl Anderson, e Ace Austin e Madman Fulton. Un po' di confusione nel finale, però i Nord alzano al cielo le cinture. Poi anche la contesa titolata femminile è stata particolare, con chiamiamole delle smancerie così da parte di Kimberly, colei che assiste Donna Purrazzo, che però il tutto ha fatto costare un prezzo altissimo a Donna Purrazzo, che ha perso la sfida, quindi cedendo la cintura knockout a Su Yang in 15 minuti e 5 secondi. E poi, beh, me ne vento qui, insomma, bisogna esprimere parole di elogio, soprattutto per Rick Swann, ma anche per Eric Young. Ma è ovvio che alla luce di tutti, di chi segue perennemente Impact, sta di fatto che Eric Young, che ho visto proprio questa mattina presto, ha 29 anni, quindi non è ancora trentenne, ma ha vinto il titolo mondiale di Impact. Non mi ricordo bene se questo è il primo titolo mondiale che vince con Impact. Comunque, io, passando un attimo alla WWE, se fossi
diciamo, magari non ora, aspettando tempi un po' migliori, farei un pensierino nel riprendermi Rick Swan, anche se è vero che la WWE magari ha un po' organigrammi diversi, però insomma, io se eventualmente di una seconda corsa di Rick Swann in WWE, magari anche ad NXT, ecco, mettiamola così. Bene, per questo video è tutto. Domani, mi raccomando, non perdetevi il mio video sui risultati al commento di Hell in a Cell 2020, che andrà in onda attraverso il cambio dell'ora che c'è stato questa notte, a partire proprio dalla mezzanotte con il main show alle 23, con il pre-show ovviamente anche disponibile in maniera free gratuita sul canale ufficiale YouTube della WWE, il main show sul WWE Network. Grazie a voi tutti, buon proseguimento di giornate di domenica, alla prossima, ciao.